Signore e signori, buonasera e ben ritrovati con il Trading Club. Chiudiamo qui la settimana con le nostre Trading Room, ma avremo in collegamento Paolo alle 21 con il laboratorio sul beta trading. Domani, come di consueto, laboratori registrati per tutte le operatività. A proposito di beta trading, non questo sabato perché avremo Stefano con l'intraday, ma quello successivo ci sarà il primo evento, uno dei primi eventi su questa tecnica, quindi ci potete venire a trovare anche per l'intraday di sabato. Sono rimasti un po' gli ultimi posti. So che non tutti siete proprio a due passi, quindi ci mancherebbe altro, ma quando avete la possibilità fateci un fischio, una stretta di mano. Lo sapete che ci piace più magari di tanti webinar e di tante chiamate. Quindi vi aspettiamo presto nei nostri uffici, soprattutto chi ci segue magari da tanto tempo, ma non ha avuto ancora la possibilità di venirci ad incontrare. Fatta questa premessa, andiamo a dedicarci ad un argomento, diciamo, semi nuovo, nel senso che abbiamo già parlato più volte chiaramente del VIX e ne abbiamo parlato specialmente con Andrea. Il VIX è, diciamo, l'indice della volatilità che riguarda un po' il mercato americano. Ricordiamoci che quando il mercato scende, solitamente la volatilità sale e viceversa. È uno strumento, dal nostro punto di vista molto utile perché è un po', diciamo, l'indice della paura, è quello che ci va a far capire quanto il mercato è anche preoccupato, perché è vero che quando il mercato scende la volatilità sale, ma non è che sale sempre con la stessa intensità. Quindi, proprio a questo proposito, più sale velocemente, più dobbiamo ricordarci che evidentemente il mercato è assolutamente preoccupato. Può diventare anche una bellissima assicurazione. L'abbiamo fatto con le opzioni con Andrea, soprattutto nell'autunno scorso, dove chiaramente il mercato americano non solo scricchiolava, ma scendeva anche vistosamente, avendo noi, diciamo, un'esposizione sull'azionario. E per avere un'esposizione sull'azionario non è che bisogna solo aver comprato delle azioni, ma può essere anche dei bull put fatti da Andrea o comunque anche delle strategie in opzioni. A quel punto, chiaramente, se non so, si compra una call sul VIX piuttosto che si fanno delle strategie a favore di un rialzo della volatilità, è come se ci tenessimo una sorta di protezione, di assicurazione appunto su un po' tutto il nostro portafoglio. Ricordiamoci però che è una protezione, quindi di non prendere magari una posizione poi eccessivamente grossa, ma deve essere sempre un po' bilanciata e calibrata con il nostro portafoglio. Ci tenevo a dirvi questo perché è sicuramente una valutazione importante che può essere fatta. Se non si guarda l'indice, si può anche utilizzare, diciamo, i future, ma si possono anche utilizzare volendo degli ETF. Non c'è più il VXX, ma c'è il VXXB, perché quell'ETF precedente è andato a morire, è scaduto. Non è che tutti gli ETF scadono, ma alcuni costruiti in questa misura assolutamente sì. Quindi anche per investire o comunque per proteggersi ci sono delle diverse scelte di investimento che possiamo fare. Prima di vedere un po' la novità di oggi, andiamo un attimo a vedere un po' come si sta comportando in questo momento. Sì, Matteo, intanto volevo rispondere alle domande e anche a quanto hai detto tu per quanto riguarda le coperture. Qui, come vedete, diamo un'occhiata. Questo è il futures. Andiamo a Questo è fianco. l'indice. Ok, cosa notiamo subito tra il futures e l'indice? Che differenze hanno? Come vedete, il futures è meno lineare, nel senso che quando il mercato è tranquillo, il futures, proprio come l'ETF, per via dell'effetto scadenza, tende ad erodere sempre di più il suo valore. Quindi, come vedete, nel periodo tranquillo, tra praticamente il periodo estivo, diciamo del 2018, vedete come si è andato in discesa, andando praticamente a fare sempre dei nuovi minimi. Si vede meno nell'ultimo periodo perché ovviamente c'è stata più volatilità. Però, quando il mercato è tranquillo, il futures e l'ETF tende sempre a perdere molto di più rispetto all'indice. È per questo che, eccolo qua, vedete com'è più lineare l'indice? È per questo che in termini di protezioni, a me non piacciono molto gli ETF, mi possono piacere un po' di più i futures, perché
ETF proprio no, proprio per via di questo effetto. La cosa che io preferisco invece è andare, visto che le opzioni sono direttamente sull'indice, eventualmente andare in acquisto di call sull'indice del VIX. E tra l'altro non è neanche così costoso, non pensate che sia così costoso, perché con anche solo $200 ci possiamo difendere da magari scossoni per il nostro conto di $2000. Quindi chiaramente questo poi vale un po' per tutti i conti. Quindi anche chi ha un conto piccolino si può avvalere dell'utilizzo del VIX, e ovviamente chi ha un conto più grande non è che si può avvalere, deve necessariamente avvalersi dell'uso del VIX. Quindi per quanto mi riguarda è sempre meglio l'indice. In questo momento abbiamo visto che nelle ultime settimane ha rotto a ribasso un po' quel supporto in area 15,80 circa che manteneva da ottobre 2018, ha fatto un po' di su e giù, vedete anche nella settimana scorsa, però effettivamente la situazione sembra molto tranquilla per quanto riguarda il mercato americano. Io sinceramente, dopo gli ultimi rialzi che ha avuto proprio in questi giorni, ecco, non fatico a vedere da qui alla fine del mese magari un VIX proprio sui minimi in area 12. Allora a quel punto diventa ancora più conveniente acquistare proprio delle call. Io penso che ci sono ancora una decina, un paio di settimane di pace. Se non succedono disastri per quanto riguarda la Brexit, ecco, questa pace potrebbe durare anche un po' di più. Quindi già adesso è su buoni livelli, però ecco, non escludo, visto quello che ha fatto negli ultimi giorni, che possa anche scendere un po' di più. E sempre per quanto riguarda le call, dato che abbiamo delle scadenze, ecco, minimo 2 mesi di scadenza, se no soffriamo subito troppo il decadimento temporale, quindi almeno 2 mesi, possibilmente 3, così almeno ci difendiamo proprio da qui fino praticamente al periodo estivo, se andiamo alla scadenza di giugno, almeno fino all'inizio del periodo estivo, che è poi il periodo in cui mettiamo più operazioni. Poi di solito luglio-agosto, insomma, si inizia già a mollare, anche le coperture ci servono meno. Poi Andrea, per questo penso che possiamo anche dire di poterci calibrare in base anche alla durata delle nostre strategie, nel senso che abbiamo delle opzioni tutte con scadenza a fine dell'anno, farlo magari di un mese è ovvio che perde un po' di significato, viceversa abbiamo delle strategie più brevi, magari come quelle che facciamo noi, ha più senso. Per quel che riguarda invece non tanto delle scadenze di opzioni, ma un portafoglio azionario, è ovvio lì non ha una scadenza e cambia un po' la musica, però potrebbe essere preso di tanto in tanto quando magari vediamo che il mercato dà qualche cenno di rallentamento, quando magari incomincia ad invertire e ad iniziare una discesa, anche in maniera un po' preventiva, perché prevenire è sempre meglio di curare, possiamo magari iniziare lì ad acquistare, magari ci costeranno un filino di più, questo è vero, però abbiamo più certezza che fungano veramente da assicurazione, quindi diciamo che è vero, paghiamo magari un premio più alto, però anche con un rischio atteso molto più vicino. Questo può essere un po' il suggerimento che può essere messo in campo. Poi, visto che è un argomento secondo me molto interessante, molto importante, sia per chi vuole fare prettamente trading, sia per chi vuole fare magari più investimento, chiedeteci pure altri spunti, altre cose, andremo sicuramente più nel dettaglio. Per completezza aggiungiamo anche che il VIX è per il mercato americano, come diceva Andrea, è vero che il mercato azionario americano e europeo sono abbastanza correlati, cioè difficilmente vedere trend totalmente opposti, però negli ultimi anni a volte l'abbiamo visto, dove c'è l'Europa che soffre di più, l'America un po' di meno e viceversa. Quindi se qualcuno di voi ha magari un bel po' di investimenti in Italia e in Europa, c'è anche diciamo la volatilità europea, quindi che segue diciamo il mercato europeo, quindi ci si può difendere anche da quel lato. Tutto questo anche per introdurre una cosa nuova, ovvero su Seasonalgo c'è tra le proposte di aprile una proposta anche sul VIX. Ora, solitamente tendiamo a scartare quelle proposte che non sono materie prime, soprattutto per quel che riguarda le valute, magari tassi di interesse, perché secondo il nostro punto di vista magari hanno un'efficacia un poco inferiore rispetto ad una ciclicità sulla commodities. Però è una delle prime volte che vedo una proposta del genere su Seasonalgo. Avevamo visto, forse con l'aiuto di Alex,
Alessio, che dovrebbe essere con noi in collegamento, forse lo facciamo intervenire dopo, per quel che riguarda delle possibilità di questo tipo, perché in effetti anche qua si creano a volte delle dinamiche che possono essere sfruttate, possono essere prima sfruttate in base anche un po' all'andamento, cioè quando la volatilità sale di molto, un po' come se fosse il range di uno spread, possiamo pensare di intervenire su degli estremi alti, non necessariamente con dei future, ma anche con delle opzioni. Poi vi faremo vedere sicuramente qualcosa più nello specifico, nel dettaglio, nei prossimi tempi. Dipende anche un po' dal tipo di capitalizzazione, che tipo di strategie si possono fare. Ma tornando anche a questa su Season Algo, è dal mio punto di vista interessante, quindi la volevo vedere insieme a voi, perché questo grafico in effetti è un po' poco indicativo. Come vedete, le medie non è che ci danno un'indicazione perfetta, ma fondamentalmente Season Algo ci dice che la stagionalità migliore incomincia ad aprile, il 4 aprile, una stagionalità ribassista. In questo caso si vende maggio e si compra agosto, quindi vuol significare un periodo dove tende, diciamo, ad abbassarsi evidentemente la volatilità un po' più di breve e a rialzarsi un po' più a distanza. Detto questo, andando a vedere un po' i prezzi, è però sicuramente interessante la situazione, soprattutto se vediamo come si è comportato negli ultimi anni, perché da questi livelli si è sempre scesi, si è saliti un po' nel 2018, ma lo zero, come potete vedere, è uno spartiacque davvero molto molto importante. Il 2009 fa eccezione, però gli anni 2008-2009 sappiamo tutti un po' che tipo di mercato stavamo vedendo, un mercato sotto, diciamo, attacco da crisi finanziaria, se così si può dire, quindi ci sta che faccia assolutamente eccezione. Viceversa, gli ultimi anni, sicuramente più attendibili in termini statistici per osservare anche il nostro, sono sicuramente interessanti. La marginazione non è bassa, l'impatto non è basso, ma può essere un'ulteriore alternativa che possiamo sfruttare e in questo modo potremmo anche attuare delle possibili protezioni sempre per il mercato azionario, anche attraverso degli spread, anche attraverso dei future. Poi stasera volevo darvi solo un primo accenno, farvi vedere anche di questa possibilità che ritroviamo assolutamente interessante, poi l'approfondiamo nei prossimi giorni sicuramente più in dettaglio. Andando adesso oltre, torniamo un attimo sulle materie prime e parliamo di carne di maiale. L'ho trattata più volte in questo periodo, più volte vi ho detto che la situazione è interessante soprattutto per gli sviluppi cinesi e quindi l'importazione che può tornare ad essere molto forte anche per gli Stati Uniti può essere assolutamente una cosa da valutare. Al di là di questo, noi eravamo intervenuti su questo spread, eravamo intervenuti sulla luce di una divergenza tecnica, quindi diciamo su questa ripartenza avevamo sfruttato, poi il mercato si è girato molto velocemente e siamo usciti con un profitto di circa $300-400, ma abbiamo poi dovuto abbandonare gli altri contratti esistenti. Mentre trattavamo questo spread, si vedeva anche l'alternativa, ad esempio su questo, che è un butterfly tra agosto, ottobre e dicembre. Alcuni di voi so che l'hanno fatto, ma l'ha fatto anche la nostra Noemi e volevo sentire un po', Noemi, la tua esperienza, un po' come tu ti sei comportata, come l'hai trattato e come hai vissuto un'operazione, chiamiamola, un po' meno classica rispetto allo spread tradizionale. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Allora, intanto ho valutato questo spread per abbassare, diciamo, il rischio del mio portafoglio, perché in quel periodo avevo inserito molte altre operazioni, tutte con degli ingressi, diciamo, piuttosto aggressivi. Infatti mi ricollego anche un po' al solito discorso di Limitless, che in base alla nostra personalità ognuno fa degli ingressi differenti in base alla propensione al rischio, e ho deciso di provare questa alternativa che tra l'altro ci aveva suggerito Alessio, mi ricordo, per abbassare un pochino il rischio generale del mio portafoglio. Avevo notato però che questo spread
avrebbe dovuto muoversi con la prima coppia delle gambe al rialzo, la seconda coppia al ribasso, dal momento che il butterfly avrebbe dovuto coprire, diciamo, come fosse spread dello spread, quindi la seconda coppia, diciamo, avrebbe dovuto perdere. Ho notato invece a un certo punto che, se torniamo un attimo per favore Matteo sul butterfly, rimaneva molto molto piatto nel momento in cui in realtà lo spread in cui siamo entrati nel trading club saliva molto. E analizzando la coppia dei due spread ho visto che in realtà quello che doveva perdere stava guadagnando e viceversa. Quindi ho applicato, diciamo, in una maniera un po' anomala quella che era la tecnica degli anelli spezzati. Infatti avevo costruito questo butterfly non come una strategia completa, ma come due singoli spread, in modo da poterlo chiudere nel caso poi lo spread fosse andato bene per potermi approfittare della salita del primo. In realtà così non è stato perché ho chiuso in realtà quello che avrebbe dovuto fare da copertura e quindi che avrebbe dovuto perdere, quindi ho chiuso il secondo con un guadagno. Abbiamo visto poi che nello spread originale, Matteo, possiamo tornare nel ok. Abbiamo visto che poi nello spread originale che è sceso molto per un periodo ho accusato chiaramente la perdita perché la prima parte stava andando ha rigirato contro, però me la sono rifatta, diciamo, con gli ultimi giorni, infatti nella risalita che abbiamo visto in questi ultimi giorni. In pratica sono riuscita a guadagnare da entrambe le parti del nostro butterfly, chiudendolo in due momenti separati. Ottimo, ottimo, davvero, ci porti una bellissima esperienza, poi no, bravissima per aver guadagnato da entrambe le gambe, non è una cosa banale. Dall'altra parte, ci insegna questa cosa che, bello il butterfly da vedere nella sua, diciamo, interezza proprio per abbassare il rischio, ma la cosa interessante è che a un certo punto può essere sganciato, cioè possiamo tenerci solo diciamo la prima parte, quindi agosto-ottobre, o la seconda parte ottobre-dicembre. Quindi può essere comodo proprio come ha fatto Noemi, secondo me è la migliore gestione che si può fare. Sì, prenderlo magari completo proprio per abbassare il rischio tutto, ma allo stesso tempo gestirlo in maniera separata per ottimizzarlo. Questo è stato, secondo me, un bellissimo esempio di come da un butterfly, partendo da una cosa più contenuta, poi si può puntare anche a qualcosa in più. Quindi, bellissimo, bellissimo esempio. Per quel che riguarda questo spread, lo guardiamo, diciamo, sempre quello originale, innanzitutto. Dopo questa bella salita sta scendendo e evidentemente sta seguendo abbastanza questa dinamica stagionale, nonostante la carne di maiale sta avendo degli ottimi rialzi. Quindi significa che ottobre sta guadagnando più di agosto, e quindi evidentemente è proprio una dinamica stagionale del momento. Però può essere, secondo me, assolutamente rivalutato per questa bella ripartenza, nel mese di aprile, quindi ci siamo quasi. Da un lato sarebbe auspicabile vedere un prezzo a questo punto, sui minimi precedenti o anche più in basso, per tornare ad intervenire con un po' più di tranquillità e di facilità. Oltre a questo, pensiamo sempre ad un long sulla carne di maiale, proprio perché quello che vi dicevo prima, non è ancora completamente manifestato, però se già ci sono dei rialzi importanti, potrebbero essere i primi segnali. Adesso approfondiamo un po' il discorso, anche con l'aiuto di Andrea, perché avevamo detto, possiamo pensare di spostarci sulle scadenze primavera e estate, quindi giugno, luglio, agosto, per poter provare un rialzo. Eravamo già su dei livelli abbastanza bassi, non diciamo i minimi storici, però dei livelli sicuramente bassi se lo guardiamo negli ultimi anni. Quindi anche un ritorno verso livelli superiori era assolutamente possibile. Ma come vi dicevo nei giorni scorsi, vediamo un po' come si comporta in questo punto, ma un superamento di questo livello, soprattutto se accompagnato da quel problema in Cina che continua a crescere, è assolutamente possibile. Tutto questo per dirvi che ci siamo già mossi un po' con una strategia in opzioni, ma lascio un attimo Andrea per completare il discorso.
Sì, esatto, Matteo. Per quanto riguarda le opzioni, vi ricordate che già ne avevamo parlato la settimana passata di quale possibilità, ecco, si potevano portare avanti. Noi, ad esempio, avevamo parlato di acquistare una call a 83 coprendosi con una 91, sarebbe costata 2 punti e il massimo profitto era di 6, quindi un ritorno di 1 a 3. Già adesso saremmo in profitto, diciamo, di 400-500 dollari. Era, mi ricordo, l'opportunità più concreta che avevamo trattato. Io invece, dal punto di vista del conto personale, siccome sapete che di Matteo mi secca ammetterlo, ma mi fido, ma specialmente sui maiali, perché anche l'anno scorso sui maiali mi aveva fatto far bene a ribasso, in realtà molto meno di quello che poi avrei potuto, perché io avevo chiuso l'operazione presto. Ti ricordi, Matteo, quando da 80 praticamente era andato a 60, io ovviamente non ho preso tutta quella cavalcata a ribasso, però avevo fatto comunque dei bei soldi. Diciamo che Ho preso quasi degli insulti in ufficio, per aver detto che da 80 arrivava a 60, è arrivato a 55, però sì. Esatto, comunque diciamo che una buona fetta della vacanza me l'ero pagata con quell'operazione. E anche a questo giro, ecco, non prometto che avrò la forza di tenerla aperta, diciamo, per così tanto tempo l'operazione, ma perché? Perché comunque sapete che noi ragioniamo anche molto da un punto di vista di personalità, da un punto di vista mentale. Quando citiamo ad esempio il percorso Limitless per imparare a conoscersi proprio, e questo fa parte della mia. Diciamo della mia personalità, non sono capace, diciamo, di gestire operazioni che per me, diciamo, iniziano ad avere un peso. Iniziano ad avere un peso vuol dire sopra i 1000 dollari di profitti, insomma, inizio a pensarci, inizio a guardarlo un po' troppo perché sono abbastanza emotivo da questo punto di vista. Comunque, l'operazione che poi ho fatto io cos'è stata? Quando il titolo stava lateralizzando tra i 75 e i 76, quindi in quei giorni lì, esatto, Matteo, ho comprato una call sulla scadenza di giugno, una call strike 80, eccola là, la call 80, scadenza giugno, pagata più o meno 2,5 punti, quindi un investimento di circa 1 migliaio di dollari. Oggi, dopo questi ultimi giorni di sparate pazzesche, come vedete, il prezzo medio della strategia è 6,85 e mi sta dando un profitto di circa 1770 dollari. Quindi, ora io non lo so cosa farò, sicuramente gli metterò una stop profit perché, insomma, di ritornare indietro proprio non ne ho voglia. Questo di sicuro lo faccio, però ecco, per il futuro mi aspetto io, ma poi sentiamo anche il nostro Stefano, mi aspetto comunque che possa anche lateralizzare per qualche giorno, ma dopo, insomma, per me è tutto ignoto, perché comunque siamo di fronte a strumenti che, come vedete, fanno movimenti molto forti, quindi se da questa strategia, ecco, che siamo a 1700 dollari, metto una stop profit più o meno a 1 migliaio di dollari, ecco, sono già contento. Se poi io arrivo davvero a 100, per carità, sì, magari rinuncio a 10.000 dollari, però sinceramente, per come sono fatto io, non c'è una cifra che valga, diciamo, il mio sonno o la mia tranquillità, ecco. Quindi questo è un po' quello che io farò. Sicuramente metto una stop profit, ma poi vediamo un po' come gira. In diversi, ci avete detto che poi qualcosa del genere l'avete fatto, ecco perché l'abbiamo fatta vedere per capire un po' come comportarsi adesso in una situazione, un poco particolare. Perché? Innanzitutto per chi, non è intervenuto, nessun problema, perché, di spazio di salita ce n'è ancora. So che può sembrare assurda la cosa, ma se, quello che, pensiamo possa verificarsi nei prossimi mesi, rivedere un prezzo di 100 non è assolutamente, da scordare. Quindi, è qualcosa assolutamente da mettere in conto. Confermo Matteo, tra l'altro ho visto che dopo gli insulti di Andrea dell'operazione sui maiali dell'anno scorso, io posso dire che sono entrata in corsa, proprio perché, sempre parlando di personalità, io non ho problemi a entrare in corsa su un'operazione ed effettivamente poi sono riuscita comunque ad ottenere lo stesso, un buonissimo guadagno sempre con le opzioni sulla carne di maiale. Ottimo, davvero, mi fa molto piacere. Poi aspetto una vacanza pagata da voi, chiaramente. Comunque, tornando, a questo elemento, c'è ancora una possibilità di crescita molto importante, quindi siamo assolutamente ancora in tempo. Dall'altra parte è salito molto, siamo sui massimi, c'è una stagionalità ribassista, quindi sicuramente Andrea,
portarsi a casa qualcosa, una stop profit, eccetera, non è male, anche perché siamo nella condizione lo tengo perché sale ancora, lo tolgo perché adesso qua rientra e quindi la verità assoluta non ce l'abbiamo. Ma noi sai che facciamo per scaricare la colpa? Andiamo dal nostro Stefano e chiediamo a lui che cosa può succedere su questi livelli. Grazie, grazie mille Matteo, gentilissimo, anche perché da quello che sento sono l'unico che non ha mai fatto invece operazioni sui maialini, quindi se magari le prossime volte qualcosa dite anche a me, ci guadagniamo tutti quanti. Comunque, giusto per rendere le cose semplici, quando oggi gli ho detto, ma che genere di visione, cioè noi abbiamo tutto un fuori onda nel dietro le quinte per strutturare al meglio la puntata, ha detto, ha chiuso 83, dimmi se lì ci rimani o posso ancora. Questo è quello che mi è stato chiesto a livello di analisi. Proviamoci insieme, come sempre, con un aiuto di quella che è, diciamo, la parte volumetrica del nostro future. Allora, come sempre, qualche premessa sulla singola materia prima che stiamo andando ad analizzare. Man mano che passano i giorni, ne avete viste un po' di tutti i mercati e di tutti i tipi. Una caratteristica della carne di maiale, che non è per tutte le commodities così, è che a differenza, ad esempio, del cacao, quello che abbiamo analizzato l'altro giorno, che se andiamo avanti anche quei mesi, bene o male il prezzo è piuttosto simile, punto in più, punto in meno. La carne di maiale, vedete, sulla scadenza di aprile la quotazione è 65, su giugno siamo 83, su luglio siamo 86, perché giustamente avvicinandoci all'estate aumenta tutto ciò che è relativo a questo bene e di conseguenza anche il prezzo. Anche in termini volumetrici, quindi, diventa appetibile per strategie un po' più di lungo termine, perché se guardiamo aprile, sono circa dai 15 ai 20 mila scambi tutti i giorni, ma anche giugno, che è quello successivo, e quindi dovrebbe avere molti meno scambi in proporzione, anche qua viaggiamo già su una media di 15-20 mila scambi. Quindi non preoccupiamoci anche di andare un po' più in là con le strategie, qualora non ci sentiamo sicurissimi di una visione di breve termine, perché comunque c'è liquidità e abbiamo visto che quando c'è liquidità le dinamiche sono bene o male rispettate. Guardando quindi la scadenza un po' più lontana, ma anche quella di aprile, quella un po' più vicina, indubbiamente si vede un'esplosione, ecco, del sottostante di circa un 10% nelle ultime 4 o 5 sedute, e qua, diciamo, a un occhio non espertissimo dice, caspita, quello che doveva fare lo ha già fatto. In realtà questi movimenti, come giustamente avete accennato anche negli anni precedenti, è tipico un po' di questa materia prima, quindi anch'io sulla scadenza di giugno non porrei troppi limiti e andare in tripla cifra non sarebbe così fuori dagli standard. Ovvio, ci saranno dei ritracciamenti fisiologici e di conseguenza bisogna anche armarsi un po' di pazienza, ovvero, come con Andrea, chi ha delle opzioni deve gestire di giorno in giorno un po' quello che è il possibile movimento del titolo. Ve l'ho analizzato anche in un'ottica intraday, proprio per capire se potrebbe rimanere sugli 83 o crescere ulteriormente. Quello che ci dicono i volumi, proprio guardandolo minuto per minuto, andando anche a cercare qualche ingresso di qualcuno che ha più soldi di noi, in termini assoluti, da volumetricamente parlando siamo piazzati molto bene. La seduta di oggi è stata con un bel segno più, si è stabilizzato un bel POC in area 82,50, che poi è ulteriormente salito a ridosso degli 83, e proprio in chiusura, che ci sono delle piccoli frangenti che un occhio esperto può andare a cogliere, non sono la Bibbia ovviamente, però di fronte a un movimento di questo tipo, di solito il movimento del sottostante tende a calare nel finale, invece in questo caso segnaliamo una bella presenza volumetrica proprio sui massimi di giornata appena prima della chiusura. Quindi se dovessi scegliere un'apertura di domani, la sceglierei con il segno più. Ottimo, ottimo Stefano. Staremo un po' a vedere quello che può succedere. Mi permetto, Matteo, scusa, l'ultimo secondo, giusto per tenere anche le linearità in quello che ci siamo detti nei giorni passati, perché sul cacao è uscito un bellissimo esempio, ovvero l'altro giorno parlavamo della possibile strategia al di sotto dei 2000, però ho detto attenzione che secondo noi va ancora a prendere bene o male il POC di area 2271. Andate a vedere pure la registrazione dell'altro giorno, guardate, ingresso degli istituzionali, spinta rialzista del titolo.
è andato proprio 2 o 3 punticini dal POC e poi è iniziato il movimento ribassista del cacao che oggi ha chiuso sui minimi di giornata. Quindi secondo me, Andrea, l'opzioncina che abbiamo valutato in area 2000 oggi è già diventata più appetibile e quindi magari piazzandoci a 1950 potrebbe essere un'ottima mossa. Chiudiamo sempre parlando di carni, visto che sicuramente interessa un po' il feeder cattle, c'è stato un rientro abbastanza importante anche nella giornata di oggi, un sali e scendi continuo. Dire quello che farà domani o lunedì, sappiamo tutti che non lo si può sapere. Il livello di meno 4 ha tenuto più volte, però ricordiamoci questo, proprio come ci sta facendo vedere anche Stefano, più certi livelli vengono toccati, testati, più ci può essere un po' un assorbimento dei vari volumi e quindi quella soglia, quel livello perde un poco di efficacia. Quindi innanzitutto ricordiamoci che quel livello dei meno 4 non è una diga insuperabile, ma può succedere che venga superata. Non solo, se in tanti magari operatori ci siamo piazzati su quei livelli, soprattutto privati, sapete poi quello che può succedere anche quando abbiamo parlato di tante stop loss che vengono colpite. Non è che vi voglio mettere paura, ma assolutamente vi devo mettere in guardia. Tra l'altro Alessio mi ha condiviso oggi una cosa molto molto interessante per quel che riguarda la situazione tecnica, che può spiegare un po' questa situazione sul feeder cattle, che è dovuta un po' da una differenza importante tra prezzo cash e prezzo future. Gentilmente ti chiedo, Alessio, se ce la puoi condividere all'interno all'interno dell'Academy o se è disponibile adesso. Stiamo andando un po' oltre la sessione, ma se vuoi un minuto raccontarci un po' quello che hai visto, volentieri. Viceversa lo lasciamo all'interno dell'Academy e poi ci ragioniamo di conseguenza nei prossimi giorni. Ok, perfetto, andiamo sull'Academy così ci confrontiamo lì senza difficoltà. Quindi abbiamo visto oggi un po' due elementi molto diversi ma interessanti: il VIX, abbiamo visto un po' la carne di maiale sotto il punto di vista opzioni e spread. Per tutto il resto gli aggiornamenti sicuramente a domani, ma soprattutto l'appuntamento di stasera alle 21 con il beta trading azioni di Paolo. Grazie a tutti di essere stati con noi, un abbraccio, a presto. Ciao!